Ci siamo? Ci siamo quasi. Mangiamo quest'ultima mela d'oro. Prendiamo questo. E adesso il mio inventario dov'è finito? Ogni volta che entro in questo maledetto server me ne succede una nuova. Non ho più assolutamente niente, le mie carte. Mi ricordo solo che avevamo battuto un boss tipo storto qua. E non mi ricordo, era un SCP. Qua c'è scritto di, credo, di aprire qua. Ok, mi hanno ridato un set base con un libro, un piccone, dei blocchi. Una corazza robusta in pelle. Ok, va bene, leggiamo questo libro, va, che anzi mangiamoci prima un pochino di carne. Amici, bentornati in questo nuovo video dei laboratori degli SCP. E questa volta siamo entrati dentro il server e non avevamo niente nell'inventario. Per fortuna che c'era questa chest. Ma andiamo a leggere il libro. Ma prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo di superare i 4000 mi piace se volete un altro laboratorio. Ve lo chiederò ogni volta perché questi video sono molto importanti e voglio capire da parte vostra se vi piacciono. Quindi qua sotto spolliciate, 4000 mi piace, nuovo video, e ricordatevi anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ma adesso iniziamo veramente col video. Ciao Marci, dopo che hai sconfitto l'ultimo SCP, alcune dimensioni si sono scontrate e il tuo inventario è andato perso. Fortunatamente oggi mi sento generoso e ti ho fornito questo nuovo equipaggiamento. E sì, le dimensioni hanno generato questo strano portale, entraci ed esploralo. Gigi. Gigi, anche questa volta mi hai messo in difficoltà. Benissimo, entriamo qua dentro e vediamo questo portale che cosa ci riserva. Sicuramente andiamo nel Nether, vediamo che cosa ci porta nel Nether, che cosa c'è nel Nether. Siamo nella lava. Perché sto prendendo fuoco? Perché sto prendendo fuoco? Perché sto prendendo fuoco? E che cosa sono queste cose, queste lanterne qua? Vabbè, ho capito, oggi prendo fuoco a caso. Qua c'è un guardiano, che è un pigman seduto. Hello, Madame Archie. Entriamo. Vediamo che cosa c'è qua dentro. Ok, ci sono dei tasti, ci sono dei blocchi colorati, ci sono dei letti, ci sono delle postazioni mediche. E qua c'è un letto vero che, se dormo, esplodo sicuramente lì dentro. Quindi cerchiamo di capire... Ok, qua c'è un libro, non l'avevo mica visto che c'era un libro. Libro 2, peraltro, si chiama. Leggiamo. Benvenuto nella ruota della fortuna. Un tasto ti salverà. Gli altri... Puntini, puntini. Gigi, cosa vuoi farmi? Vuoi farmi morire, per caso? Sono dentro... Ma che diamine... No, ragazzi, devo suicidarmi. Ma non ci credo. Ma si... No, ci ha portato indietro direttamente. Ma perché sta cosa? Mangiamoci sta mela d'oro, va, prima che muoio del tutto di nuovo. Ho aperto questo qua, mi pare. Questo? Che cosa fa? Mi ha dato l'effetto di ansia, mannaggia. No, il fenicottero. Il fenicottero no. Pink Flamingo, ti ucciderò. Sarai il primo SCP che ucciderò in questa partita. Il rosso. Il rosso ci ha dato veleno, ovviamente. No, SCP-001, no! Questo è cattivo! Questa è cattivissima come cosa. No, 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 questa era veramente cattiva come cosa. Non avresti dovuto fare questa cosa qua! L'SCP-001 è troppo forte! Come lo batto? Dove sei, SCP-001? Ti batterò! Tu morirai adesso subito! Ah! Sì! Dai che ti uccido! Mannaggia, è troppo veloce! È troppo veloce! Questa volta mi sa che morirò di nuovo. Con la dovuta calma recupera vita. Apri questa porta, esci. No, è uscito! È uscito! Va bene, rientriamo noi! Rientriamo noi! Rientriamo... Ok, dove sei? Ma ce la fai a morire? No, ma questo è... Oh, è morto! È morto, finalmente sei morto! Qual era adesso? No, non era quello... Era quello giallo. Ok, una... Ma qual è la parte giù? Ma era già apparso! Sono rimasto così per nulla! Vabbè, andiamo avanti. Che cosa c'è? Un altro libro. Apriamo il libro numero 3 e vediamo che cosa ci dice. Prima magari mangiamo un po' di carne così recuperiamo la vita. Ok, apriamo questo libro. Vediamo come te la cavi con l'arco. Colpisci i bottoni sulla parete opposta, ma attento a... A che cosa devo stare attento esattamente? Ci sono delle frecce, c'è un arco, altre frecce. Quindi probabilmente devo prendere uno di questi qua, che triggererà qualcosa, immagino. Ok, ha spawnato un SCP. Questo qui facciamo così, in teoria dovrebbe essere dritto. Questo non ha fatto niente. Ma che cosa ha fatto? No, vabbè, ma è esagerata questa cosa. No, 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 questa cosa è esagerata. A me non sembra giusta. A me non sembra corretta questa cosa. Cioè, vi sembra corretto che spawni un SCP-173 e il 354? Ok, tu adesso ce la fai a morire? Gentilmente. Grazie mille. Ma è possibile che non riesco mai al primo colpo ad ucciderlo? Ok, al primo colpo intendo a trovare quello giusto. Facciamo questo qua adesso. No, il 096 è cattivo però. Facciamo quello lì. Oh!
Era quello giusto! Perfetto! Chissà che cosa facevano gli altri. Va bene, andiamo nel... torniamo nell'overworld e vediamo dove ci porta. Va bene, va bene. Queste SCP qua sono veramente belle. Ok. Un altro libro. Prendiamo quest'altro libro. Mettiamocelo qua e prendiamo questo libro numero 4. Leggiamo. Bentornato nella dimensione dei vivi. Ora prendi questo sofacopter, spicca il volo e segui gli anelli dorati. Gigi, cosa vuol dire segui gli anelli dorati? Vediamo. Dai, vai, sofacopter, ce la farai a partire. Ecco qua gli anelli. Interessante questa cosa, ma ci metterò un secolo a prenderli tutti. Ma quanti sono? Mannaggia te, Gigi, che mi fai fare tutti questi giri loschi. Io spero che ne valga la pena e di conoscere almeno un SCP che sia veramente un bel SCP, mannaggia. Ok, scendiamo da questa parte. Ok, scendiamo di qua, mi sembra giusto. Devo, come si fa a scendere con control? Bravo, mica che schiaccio shift e muoio. Ok, va bene, mi piace questa cosa. Vediamo cosa c'è qua dentro. Un altro libro, basta libri, Gigi. È giunto il momento di scendere nelle fogne, essendo che sono intasate per via delle radici. Stai attento però, perché ultimamente abbiamo rilevato la presenza di alcuni strani esseri. Sempre Gigi. Vediamo cosa c'è qua dentro, niente. Ok, devo entrare qua dentro. Che belle queste scale! Che belle queste scale, va bene. Spada in diamante, che cosa c'è? Le Swamp Woman, ci sono le Swamp Woman, mannaggia le Swamp Woman, no, 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 le Swamp Woman non mi piacciono. Ok, c'è un'altra Swamp Woman lì, forse sarebbe forse non ma raga, non le dobbiamo uccidere, è vero che loro ci colpiscono solo se le colpiamo noi, quindi vabbè, ormai questa qui devo uccidere, vabbè, niente, non la uccido, me ne vado e basta, me ne vado, tranquilli, me ne vado, queste luci qua che cos'è, no, vabbè, ma è enorme questa cosa, è enorme. Senti, tu, ma vuoi morire o no? Ma quanto danno fa? No, ragazzi, ma fa tantissimo danno questo boss. Ehi, ehi, ok, abbiamo ucciso. Ci ha dato qualcosa? Non ci ha dato veramente niente. Cioè, io uccido i boss, ma non succede niente. Ok, e io cosa devo fare esattamente? Già che non vedo niente, non è che ha spawnato qualcosa. Secondo me doveva darci qualcosa, per forza. Va bene, piazziamo l'heavy button qua dentro. Oh, ok, 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 ho detto ok. Apriamo. E qua c'è un altro libro, leggiamo questo libro, il numero 6 esattamente. Sei quasi arrivato alla fine, in questo labirinto alcuni nostri inviati hanno scoperto la presenza di una botola. Poi però abbiamo perso i contatti con loro per sempre. Prendiamo questo visore notturno, assolutamente, anzi mangiamo anche prima. Prendiamo il visore notturno e ricordiamoci che con un tavolo... Come si fa a prendere questo visore notturno? Ok, così. Come si fa a prendere il visore notturno così... Oh mio Dio! E possiamo mettere la night vision. Però sono sicuro che loro non mi fanno niente se non li faccio niente. Quindi cerchiamo di andare a capire se c'è qualcosa. Qui c'è una pozione di rigenerazione. Qui non c'è niente. Qua non c'è niente. Qui non c'è niente. Io voglio assolutamente qualcosa di bello. Ok, un'altra mela d'oro, credo. Buona la mela d'oro. Dobbiamo trovare qualcosa che ci dia la possibilità di sconfiggere questo nuovo SCP, immagino. Ok. Da questa parte c'è qualcosa? Sì, c'è qualcosa per forza da questa parte? Un'altra pozione di strength questa, forse, no, di cura istantanea. Questi mi seguono, ma finché non li colpisco, mi sa che non mi fanno danno. E questa cosa è ottima, è veramente ottima. Andiamo da questa parte. Qua non c'è niente. Qua c'è qualcosa, non c'è niente. Ehi, voglio uscire da questo posto, è inquietantissimo! C'è qualcosa qua? Niente, non c'è niente. Questi qua che mi seguono mi fanno schifo. Di qua. Oh, eccola qua la botola. Ok, togliamoci la visione notturna e scendiamo qua dentro. Vediamo che cosa c'è. Ok. Che diamine. Ma questo è un nuovo SCP. No, devo andare a vedere che cos'è, che cosa fa questo SCP. Ok. Questo SCP si chiama SCP-106, classe Euclidea, quindi di classe gialla, di classe abbastanza, che si può contenere abbastanza. La descrizione è che questo SCP è una ragazza adolescente, quindi si vede che è una ragazza europea-americana, quindi non è una via di mezzo tra un europeo e un'americana femmina, identificata con, e non c'è scritto niente, è misterioso che cosa ci sia, quindi non dovevamo avvicinarci a questo SCP misterioso probabilmente, ma va bene così. Ha 20 anni e il suo corpo ha una temperatura corporea di almeno 38 gradi e mezzo ed è molto, ma molto pericolosa. Ragazzi, dobbiamo stare molto attenti e capire che cosa fa, perché comunque ricordatevi che non abbiamo l'armatura chissà che. Siamo prontissimi, mangiamoci una mela d'oro, ok, e andiamo a combatterla, andiamo subito a combatterla, vediamo... No, oddio, ma che fa? Ma ragazzi, ci dà contraccolpo, toglie veramente tantissimi... No, 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 no,
È pericolosissimo questo SC. No, ragazzi, no, no, no. Cura istantanea, cura istantanea. Ok. Dobbiamo stare lontanissimo. No, vabbè, non lo ucciderò mai. Guardate, guardate la boss bar. Guardate la boss bar. Mangiamo la mela d'oro. Mangiamo la mela d'oro. Ok, torniamo qua. Ma fa veramente un danno impressionante. Lei non può passare qua dentro. Non può passare qua dentro. Ti posso uccidere, SCP-706, lo sai? Ti posso uccidere, SCP-706? Allora, ragazzi, la combiniamo. Dobbiamo prendere questi mattoni di pietra. Adesso rimangiamoci la mela d'oro. Guardate cosa facciamo. Allora, entriamo. Mettiamo questo qua. Ok, ok, buono. Vedete, adesso va a sbattere così. Vai, va bene. Adesso cosa fai? Adesso che ti uccido del tutto, SCP-706, che cosa vuoi fare? Oh, ma è difficilissimo. Ma riesci a beccarmi da lontano? Ok, mettiamo il blocco lì. Ah, non va bene questa cosa qua. Mannaggia, il fatto ho slowness. Ho tutto quello che di più cattivo può esserci. Ok, vieni qua. Ok, vieni. Dai, SCP. Brava, stai lì. Brava, stai lì. Dai, che ho pure nausea. Ho nausea, ho paranoia, ho ansia. Mettiamoci rigenerazione assolutamente. È pericolosissima da battere. È pericolosissima da battere. Dai, avvicinati un po'. Avvicinati un po'. Devo avvicinare, ok, lei fa veramente tantissimo danno, fa veramente tantissimo danno. Ok, avvicinati, avvicinati un po'. Facciamo che spacchiamo anche questo, così almeno posso spaccare. Dai, dai, costa nausea. Mannaggia, ragazzi, nausea e paranoia sono terribili, sono. Ok, perfetto, avvicinati qua. Bravissima, bravissima. Avvicinati, vai. Ragazzi, siamo quasi a metà vita. Sì, ma ci ha ucciso, vi rendete conto che ci ha ucciso? Mannaggia te, mannaggia. Tu, io ti sconfiggerò. Madonna, ragazzi, ma è potente. Ma non ha senso, non ha senso. Questo SCP qua non ha senso, è troppo forte, non ha senso. Ok. Lo uccidiamo, aspetta, c'ho anche l'arco io. Ok. L'arco li toglie gli fa più danno, l'arco o sbaglio? Se magari stesse fermo la visuale. Oddio. Ma non è possibile. Ok. Vai che ti uccido. Vai che ti uccido del tutto. Provate a beccarmi. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo quasi. Mangiamo quest'ultima mela d'oro. Prendiamo questo. Vai che ce la posso fare. Vai che ce la posso fare. Ultimo. Colpo. L'ho uccisa. Oh mio Dio. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo riusciti a battere questo nuovo SCP. È stato un parto.